Ciao a tutti voi e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi finalmente è giunto il momento di decorare casa per l'autunno. Avevo già preso tutto l'occorrente circa 10 giorni fa, ma poi una cosa o un'altra è rimasta lì in un angolo, la scatola, e adesso ho deciso di farlo anche perché se no non vale più la pena. E sono le 3:30. I maschietti insieme al papà li ho mandati fuori a giocare a pallone, così che io avessi casa libera e potessi dedicarmi un'oretta a questo lavoro. Ci dedicheremo al soggiorno, qualcosa sulla cucina e l'entrata, l'ingresso di casa. Penso come per tutti, l'autunno è una delle stagioni, tra le stagioni più belle, quella che poi ci accompagnerà, è la porta d'ingresso all'inverno, al Natale. Quindi questo in realtà oggi non è propriamente una giornata autunnale, anzi è molto fuori clima, quindi aspettate, aspettate, poi oggi fa, non dico caldo, però non è freddo, c'è un po' di vento. Però c'è il sole, 23 gradi, ma già ho visto che in settimana scendiamo a 12, quindi ci sta. Allora, noi abbiamo pranzato, io ho fatto giusto i piatti e qui è praticamente come mi hanno lasciato i bambini. Quindi state in mia compagnia, arrediamo insieme. Vi faccio dare qui un attimino un'occhiata e poi ci vediamo alla fine del video. Lì c'è qualcuno che spia. Willy. Cos'è? Ora fai finta di niente? Allora, ecco qui, questa è la panoramica, quella è la famosa cesta di tutte le cose che ho accumulato negli anni. Qui c'è una bambina. E quindi questo. Ah, oltre qui alla parte del soggiorno. Ciao. Ciao. Vai, vai. Vediamo se me lo dici qua. Mamma. Vai. Mamma. 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 Vuoi dire papà? Papà. Ci dedicheremo anche al balcone, toglierò alcune cose, a parte vabbè, i giochi, le varie cose qui dei bambini. Devo togliere anche questa perché l'ho tenuta anche se era rotta, poi mano a mano i bambini la utilizzavano come, cioè anziché aprirla, poi ne hanno fatto uno squarcio enorme, quindi adesso la tolgo completamente. E quindi mi dedicherò anche al balcone. Eccoci qua. Bene. Quindi in compagnia del mio fedele Willy, che quando mi metto a fare cose, viene anche lui. E va bene. Sì, siamo pronti, Giulia? Ok, dai, andiamo.
belli. Oggi è davvero una giornata autunnale perché fa freschetto. Ed è autunno! Ed è autunno. E non può essere vero autunno senza fare un dolce con la zucca o comunque cucinare la zucca. Quindi noi adesso siamo in missione, missione zucca. Andiamo a comprare una zucca, io e il mio mazzo di fiori, così vediamo, magari facciamo un dolce, qualcosa così. Quindi andiamo qui, iniziano tutte le foglie a cadere, quindi facciamo questa bella passeggiata al parco e andiamo a prendere la zucca. Bella, grazie! Che bel dono! Grazie! Aspetta! Belle, sì, adesso non le prendiamo tutte! Grazie! Ok, va bene, basta così, grazie! Coco? Buona? Devi comprare anche la farina, anche la farina, anche la zucca, anche la zucca, è buona, anche queste di Roy, anche il zucchero. Video quindi finisce qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, spero che vi sia piaciuto, la torta
Super approvata, buonissima anche da parte dei bambini. E niente, vi mando un bacio grande, grande così. Come sempre, noi ci vediamo. Alla prossima video! Ciao!